quello che può apparire un appuntamento tecnico specifico per esperti in materia, però Sviluppo Basilicata lo offre come opportunità per far sì che anche a livello di imprese si possa dare un servizio migliore. Assolutamente sì, Telefisco è un appuntamento imperdibile per i professionisti esperti in materia fiscale. Noi pensiamo alle imprese, il nostro compito è quello di mettere le nostre aziende nelle migliori condizioni per operare e le aziende hanno bisogno di professionisti che siano sempre più aggiornati, soprattutto in una materia così in rapido movimento ed evoluzione come quella fiscale. Telefisco è alla 25esima edizione, noi volevamo che fosse attivata anche una sede di questo evento a Potenza, che rischiava di non averla. Siamo contenti di esserci riusciti insieme all'Ordine dei Commercialisti di Potenza e Lago Negro, insieme ad una banca, Banca Puglia, che ci ha seguito in questa iniziativa. Peraltro avevamo visto giusto, perché la partecipazione a questo evento è veramente molto numerosa, abbiamo registrato oltre 200 professionisti. Ecco, direttore, dal suo osservatorio qual è lo stato di salute dell'economia in Basilicata, soprattutto le piccole e medie aziende che sarebbero un po' lo zoccolo duro dell'economia stessa? Le nostre imprese stanno soffrendo, soprattutto le piccole, piccolissime imprese che poi sono il nostro tessuto connettivale, stanno soffrendo e noi dobbiamo assecondare le politiche del governo regionale, perché quanto viene strutturato per le aziende arrivi effettivamente alle aziende, quindi Sviluppo Basilicata in questo può giocare un ruolo fondamentale. Si parla di una banca lucana, una sorta di medio credito recuperato nella storia della nostra regione, è fattibile questo progetto? Ma io non parlerei di banca perché potrebbe generare confusione. Io dico che Sviluppo Basilicata ha presentato un piano al governo regionale, un piano di riposizionamento strategico. Questo piano prevede anche un progetto di ricapitalizzazione di Sviluppo Basilicata e quindi prevede anche la presentazione all'organo di vigilanza, cioè in Banca d'Italia, di un dossier perché Sviluppo Basilicata diventi a tutto tondo una finanziaria, a questo punto una finanziaria regionale. La finanziaria regionale è, secondo me, e non solo secondo me, un obiettivo che la Regione non può non centrare, perché in questo momento, mai come ora, direi, la Regione ha bisogno di fare leva finanziaria, ha bisogno di un braccio finanziario importante proprio per moltiplicare le risorse e gli sforzi a favore delle nostre imprese.